Buongiorno a tutti, io sono Arianna e sono una studentessa del secondo anno di ostetricia. Oggi vedremo insieme chi è l'ostetrica. L'ostetrica è la professionista sanitaria che si occupa della donna, della coppia e della famiglia in tutte le fasi della vita, con particolare attenzione a gravidanza, parto e puerperio. In base alla normativa vigente, l'ostetrica, si occupa in piena autonomia e responsabilità del benessere fisico e psichico di donna, coppia e famiglia in tutte le fasi della vita, quindi dalla nascita fino alla terza età. L'ostetrica conduce attività di promozione alla salute, di educazione sanitaria, di educazione sessuale e riproduttiva, di counseling preconcezionale, assiste la gravidanza fisiologica, assiste i genitori nel percorso di preparazione al ruolo genitoriale, assiste il parto, il puerperio e si occupa del neonato. Si occupa anche di prevenzione e accertamento dei tumori della sfera genitale femminile e, in collaborazione con il medico, prepara e assiste interventi ginecologici. La laurea costituisce il primo ciclo di formazione. A coloro che conseguono la laurea triennale compete il titolo di dottorina ostetricia e l'abilitazione all'esercizio professionale. Quindi, una volta laureato, puoi decidere se proseguire i tuoi studi con laurea magistrale, master di primo o secondo livello o dottorato di ricerca, poi come ultimo step, oppure si può decidere di iniziare la propria carriera professionale. Infatti, l'ostetrica può trovare occupazione in strutture pubbliche o private, può lavorare da libera professionista, quindi in regime di indipendenza con la propria partita IVA, oppure può lavorare sul territorio in consultori e servizi distrettuali. Ciao a tutti, io sono Francesca, studentessa al terzo anno del corso di laurea in ostetricia presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Diventare ostetrica è una scelta di vita. Il corso di laurea in ostetricia richiede notevole impegno e notevole determinazione. È richiesto molto tempo da dedicare non solo alle lezioni e agli esami, ma soprattutto richiede molto tempo da dedicare esclusivamente al tirocinio. Scelgo ostetricia perché scelgo di lavorare sui turni, nei weekend ed estate. Scelgo ostetricia perché scelgo il lavoro d'équipe. Scelgo ostetricia perché scelgo di stare accanto alla donna nel corso di tutte le fasi della sua vita. Scelgo ostetricia perché scelgo di dedicare parte del mio tempo libero per l'approfondimento e per ampliare le mie conoscenze verso questa professione. Scelgo ostetricia perché sono spinta dall'amore e dalla passione nei confronti di questa professione.